Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Ospite di questa puntata, la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi, è Sabrina Sabatini, presidenta della Virtus Club Ragusa Pallacanestro. Questa è la denominazione completa Sì. e il nome della società, che ovviamente ha raccolto il testimone anche sulla lunga esperienza di tradizione di basket nella città di Ragusa, soprattutto sulle orme di quella che una volta fu la Virtus, che ha avuto sempre un grande seguito di pubblico, ma non solo negli anni in cui è stata tra i professionisti. Meno male, ha sempre avuto un grande legame con la città. Poi nel 2006 mi pare il fallimento, quindi i tentativi successivi che sono stati fatti fino a quando 2 anni fa lei, prima donna alla guida del sodalizio di basket della città di Ragusa, appunto ha raccolto questo testimone e adesso la squadra peraltro si sta facendo valere bene perché sta facendo il campionato Serie di B. Serie B e peraltro è in buona posizione, è entrata già matematicamente nei Nei primi playoff otto, con quindi. 3 giornate d'anticipo e quindi se la giocherà fino alla fine, ecco, possiamo partire dal presente. Quali Sì. chance potrà avere? Allora, dipenderà da queste ultime 3 giornate della stagione. Diciamo che potremmo viaggiare dal quinto, sesto, settimo posto. Questo dovrebbe essere il nostro piazzamento, dipenderà da come andrà in queste ultime 3 giornate. Noi speriamo ovviamente e miriamo al massimo. Intanto con l'esperienza di questi 2 anni, che ora ci racconterà, immagina che ci possono essere così delle possibilità di rilancio effettivo, insomma, non dico fino al massimo livello, ovviamente poi tutto è possibile, ma quali sono le chance concrete di far tornare anche un certo basket ad un certo livello nella città di Ragusa? Ma io mi sono convinta che tutto quello che succede in una città è strettamente legato. Se una città riprende a vivere, ora dico noi siamo intervenuti, tra l'altro sono diventata presidente in piena pandemia, perché noi abbiamo deciso di fare, diciamo, ho deciso di affrontare questa sfida, ma dopo qualche giorno l'Italia è stata chiusa. Quindi credo di averlo affrontato questa sfida nella peggiore delle ipotesi, senza potermi trascinare dietro il pubblico. Quest'ultimo anno siamo andati a singhiozzo, il primo anno assolutamente non è stato consentito l'ingresso al pubblico, in questo secondo anno siamo andati a singhiozzi, quindi è stato difficile dare continuità. Ed è chiaro che lo sport si muove anche sul pubblico, dietro il pubblico e cresce man mano che cresce anche il pubblico e viceversa, ovviamente, perché è un volano che si autoalimenta. La città aveva bisogno di riavvicinarsi a questo tipo di manifestazioni a cui non era più abituata, a questo rituale di andare alla partita o anche per esempio di andare a vedere gli allenamenti. Anche questo fa parte di di un'affezione alla squadra e di un riconoscimento reciproco. La squadra che si riconosce squadra della città e la città che si riconosce nella squadra come punto d'orgoglio, eccetera. Detto questo, credo che tutti insieme, perché dico io non ho costruito sulle macerie assolutamente, ma mi sono anzi rifatta sull'esperienza che erano riusciti a mantenere anche Alessandro Vicari e Massimo Di Gregorio e tutto quello che avevano fatto con il settore giovanile, io me lo sono ritrovato già, non abbiamo. Ora le racconterò magari che stiamo facendo altro, però era qualcosa che già esisteva, quindi da questo abbiamo cominciato a costruire, sapendo che la città voleva sicuramente riconoscersi in una squadra che potesse militare sulla una serie superiore, appunto di livello nazionale. E quindi abbiamo fatto questo estremo sforzo economico perché ovviamente anche questo è necessario per poter militare nelle serie superiori, per poter immediatamente offrire già qualcosa di più interessante, più avvolgente, più coinvolgente. Andare alle serie superiori sarà anche qui un passo che secondo me dovremo fare con la città insieme perché è necessario avere altri sponsor, perché lo sport si nutre Certo. Di sponsorizzazioni e perché sarà necessario avere un seguito, perché le posso assicurare, non c'è niente di peggio che andare a giocare in un grande palazzetto, come mi è capitato in questi ultimi tempi, e non trovare pubblico.
Puoi anche militare nella A2 o in A, ma se poi non c'hai il pubblico, anche non riesci neanche a trovare i giocatori che sono Ma disponibili. questi esempi che lei ha fatto a proposito, ecco, del pubblico, cioè, ma si deve un po' anche a questo periodo un po' di sbandamento della pandemia, perché mediamente, cioè, in questo biennio, al di là ovviamente delle condizioni di chiusura o limitazione che ci saranno state, quando il pubblico poteva esserci, in quale misura c'è stato? Le ripeto, non siamo mai andati in una giornata ordinaria. Forse la prima giornata in cui abbiamo avuto l'apertura al 100% è stata 2 domeniche fa. E le ripeto, non siamo riusciti a costruire questa abitudine, non è stato semplice. Io spero di potermi confrontare e di permettere alla squadra di confrontarsi con il pubblico alla prossima stagione. Un altro, spero, campo in cui ci potremo provare a vicenda saranno i playoff, visto che siamo sicuri di poterli affrontare, di essere matematicamente inseriti, quello potrà essere un altro banco di prova in cui dobbiamo anche qui tastare quanto i ragusani siano rimasti, affascinati dal progetto che abbiamo costruito, che non è solo Serie B comunque. Bene, ora ne parleremo. Quindi, visto che poc'anzi le diceva, soltanto la volta scorsa c'è stata la prima domenica, insomma, con il pubblico al 100%, quindi diciamo che solo da ora in poi, quindi con questa occasione dei playoff, si potrà veramente Sì, cominciare sì. in condizioni di normalità e magari fare un test sul grado di empatia, di sintonia con la Sì, città, sì, con il pubblico, sì, di interesse che la città mette a questa nuova stagione, in senso lato, dico, a questa fase storica della Virtus, in vista anche di risultati importanti come potrebbero anche scaturire dalla prossima stagione in poi. Certo. Ci siamo disabituati tutti alla socialità, non è soltanto una questione adesso della pallacanestro, credo che ci siamo disabituati tutti e dobbiamo imparare di nuovo a vivere i momenti insieme in maniera un po' più serena di come purtroppo siamo stati abituati negli ultimi tempi e che ci hanno molto inibito in questo, no? Al di là dei risultati che ovviamente statisticamente possiamo tutti rintracciare di questo biennio, cioè i risultati sul campo, i calendari, la stagione, l'esito, e con questa grande purtroppo ipoteca che c'è stata da parte, ecco, della pandemia, no? Che ha un po' cancellato sostanzialmente la bellezza, ecco, dello sport, che ovviamente è socialità, appunto, è spettacolo da vedere dal vivo, eccetera. Questo biennio comunque cosa ha voluto significare per l'esperienza che lei ha potuto fare anche in prospettiva futura? Cioè, quali basi ha gettato, se ha gettato delle basi per riprendere appunto un discorso che era stato interrotto traumaticamente per le crisi societarie che c'erano state negli anni precedenti? Ma questo sport, il basket, è secondo me uno degli sport più nobili che ci sono. Rimane una grande possibilità per no, quello che abbiamo voluto dimostrare in questa nuova Serie B a Ragusa, quella di dire che un territorio piccolo può avere un grosso potenziale. Anche in termini di risorse umane, perché alla fine i nostri giocatori per il 60% sono di Ragusa o sono cresciuti all'interno insomma, di questo nostro palazzetto, perché sono stati presi anche da altre zone, ma insomma sono cresciuti con noi. Ed è importante perché si rischia altrimenti di far pensare ai ragazzi che soltanto nelle grandi città ci possa essere un futuro, ma questo vale su tutti i settori. Noi soffriamo un grosso esodo dei ragazzi, ormai anche le università siciliane sono tra virgolette snobbate. Abbiamo fatto secondo me un pessimo lavoro dal punto di vista della società e adesso diventa difficile farli tornare indietro. Io non so se lei ha figli o c'ho figli che stanno tutti facendo l'università, per me è stato un difficile convincerli che qui si può fare, che qui in Sicilia possiamo fare esattamente come si può fare in qualunque regione d'Italia. È una sfida anche nello sport, ma la vivo anche da imprenditore che lavora in tutta Italia. Noi dobbiamo sempre dimostrare e purtroppo se ci togliamo diciamo, questo peso dalle spalle non stiamo servendo il nostro territorio come dovremmo. Questo è il mio La impegno.
il basket maschile di Serie B, quello diciamo della categoria attuale, è un mondo non professionistico, almeno sul piano giuridico formale, sì, perché sul poi piano, sì, di fatto è chiaro che gli atleti, se non tutti, ma sicuramente una parte, come dire, lo fa come un lavoro, ecco, esatto. Tutti lo fa come un lavoro, perché altrimenti non si ha forse quella capacità, quel livello di prestazioni agonistiche che pure sono richieste nella categoria, è così? Sì, no? Assolutamente sì. Mentre per esempio già nella categoria superiore si sarebbe nel professionismo, no? Ancora in A2 no, solo in A2 viene considerato professionismo. Però ripeto, è una, come ha detto giustamente lei, una categoria giuridica, non è sostanziale perché poi cambiano gli importi ovviamente degli emolumenti, dei rimborsi eccetera, ma dal punto di vista sostanziale sono comunque degli atleti che fanno questo per lavoro, che vivono di 2-3 allenamenti al giorno, quindi è chiaro che noi gli impegniamo tutta la giornata ed è importante che lo facciano con una certa determinazione, che non potrebbe essere quella del dilettante o di chi lo fa per hobby, non sarebbe possibile. E nell'esperienza di questo biennio che dati ci sono, anche come indicatore per il futuro, cioè sulla sostenibilità finanziaria di una impresa del genere? È chiaro che i ricavi sono innanzitutto il biglietto che paga il pubblico all'ingresso, anche se poi nel basket c'è anche un po' la pubblicità, ci possono essere ad altri livelli, insomma, altre cose, ma qui voi, ecco, come siete riusciti, insomma, a sostenere le spese necessarie? Anche questo è frutto di programmazione, esattamente come si farebbe nella gestione di qualunque società. Ci sono appunto delle entrate e ci sono delle uscite e c'è una programmazione che, se fatta bene, ti permette di sostenerlo e di rispettare gli impegni. Dipende da come si affronta la programmazione, ovviamente, perché per questo ritengo che una società sportiva debba avere comunque al proprio interno un imprenditore, ma perché la mentalità è la stessa, deve essere affrontato così e deve anche lo sport deve diventare sostenibile. Che poi questo sostentamento si abbia in virtù di tutta una serie di servizi che vengono offerti e che quindi su cui c'è un ritorno. E in più le sponsorizzazioni che noi stiamo comunque affrontando come servizi, cioè noi non chiediamo un'elargizione gratuita del tipo mi aiuti a sostenere questo impegno, assolutamente, noi vogliamo che il nostro sponsor ne abbia un tornaconto economico o di immagine ed economico insieme. E quindi costruiamo con lui e insieme a lui, perché abbiamo dentro una società di marketing, costruiamo insieme a lui quello che potrebbe essere all'interno del basket la sua posizione e quindi la sua visibilità e quindi appunto quel ritorno che le dicevo. Anche, cioè, non è un'elargizione a fondo perduto senza che se ne abbia un ritorno economico, perché lì dipenderemmo molto dall'affezione al basket oppure da un interesse particolare, eccetera. Invece l'interesse deve essere quello di trovare una convenienza. C'è una convenienza, c'è una visibilità, ci sono tantissime persone che o al palazzetto o in televisione ci guardano. Noi abbiamo anche la possibilità al palazzetto di avere fatto una zona di ristoro. Ci sono tante cose insieme, tanti servizi insieme che possono rendere sopportabile per il nostro sponsor una sua partecipazione economica e averne appunto un vantaggio. Tutto questo si costruisce nel tempo, perché bisogna anche capire qual è l'azienda che sta dietro, che cosa si aspetta, potremmo anche suggerire noi quale potrebbe essere il vantaggio, certo, migliore. Quindi è una cosa molto reciproca e presuppone ovviamente un rapporto di fiducia che va al di là dell'aspetto sportivo, ma certo, che invece attiene molto di più a quello imprenditoriale. Certo, ora bisognerà vedere se dopo questo biennio un po' anomalo, ma in cui comunque si sono fatti passi importanti, visto che adesso la Virtus è in questa posizione, vediamo un po' quello che succederà nel finale di questa stagione. Si tratta di capire se in questa logica di programmazione la società che lei guida, che lei dirige,
dirige possa in qualche modo riprendere anche quel discorso storico che aveva avuto un po' dei momenti di interruzione. In sintesi, cioè, sappiamo che la storia della Virtus è una storia importante, è un club che è nato nel 48, ma che dopo, insomma, le categorie ovviamente dilettantistiche dell'ultima fascia dei primi anni, già ad un certo punto, dopo gli anni 50, comincia appunto a farsi notare. E poi ci sono due grandi fasi storiche che corrispondono anche con l'inaugurazione dei due impianti sportivi attuali, perché nell'84 c'è la promozione in B e l'inaugurazione del Palazzama, mentre nel 98, credo sì, 14 sì, anni dopo, c'è la promozione in A2 e l'inaugurazione del Palaminardi. Sono due fasi che hanno avuto anche due abbinamenti storici importanti, perché nel primo, quello che dicevo degli anni 80, ci fu un'impresa Giunta Cucine che per tanti anni appunto sostenne un abbinamento stabile, e poi nella seconda fase la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Poi certo le crisi finanziarie hanno un po' interrotto, no? Cioè, questo discorso, ma ci sono le basi così per riprenderlo, anche cercando di mettere sul tavolo un progetto che è credibile, realistico. Poi ovviamente nessuna certezza, ci mancherebbe, le imprese vanno poi costruite, però ci sono le condizioni perché torni l'entusiasmo che forse si era perduto negli ultimi anni, e che appunto anche gli operatori, gli investitori ci credano nella validità di questo brand che si era appannato negli anni scorsi. Ma io credo che in questi ultimi anni noi abbiamo un grosso vantaggio, al di là di tutte le crisi che continuano a succedersi sempre più ravvicinate. Però noi abbiamo il vantaggio ormai di essere in un mondo, tra virgolette, globalizzato, il che vuol dire che tutto quello che facciamo qui a Ragusa, se vogliamo, se siamo bravi, ha la possibilità di farsi vedere, ma sicuramente in tutta Italia, visto che in questo momento stiamo parlando di Serie B che milita su tutto il campionato nazionale, ma anche oltre, perché ormai i social con cui noi pubblicizziamo il nostro club, ma diventano una vetrina per tante altre cose, e sappiamo bene quanta importanza hanno ormai i social all'interno dell'attività di vendita di qualunque tipo. Quindi sfruttando quello che oggi e il mondo economico ci offre, riusciamo secondo me a fare un bel progetto che possa attirare gli investitori che hanno voglia di farsi vedere. E aggiungo anche che ormai è cambiato il modo di fare attività economica, perché avrete notato che sempre più si dà importanza all'aspetto ambientale, all'aspetto delle risorse umane, al welfare, eccetera, e quindi anche alla capacità di un'azienda di investire nello sport, nell'arte, in tutto quello che ci deve far star bene. Quindi anche la normativa fiscale sta dando un grosso aiuto a tutto questo. Dobbiamo saperne utilizzare le leve, ma ci sono. Il credito d'imposta, no? Ci sono stati crediti d'imposta, noi non ne abbiamo potuto usufruire perché eravamo nati in un periodo successivo. Però ripeto, sono tutte delle leve che comunque consentono la sponsorizzazione, in ogni caso è stata sempre aiutata dal punto di vista fiscale, ma c'è sempre di più, c'è sempre più un mondo che non tutela soltanto il guadagno in sé per sé, ma tutela il guadagno all'interno di un'azienda che sa porsi all'interno del suo territorio in un modo sostenibile. E non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dei benefici che riesce a riportare nel territorio in cui insiste. Quindi io credo che muovendo queste leve si possa costruire insieme noi imprenditori proprio un cordone molto forte e stabile intorno allo sport. In una logica di impresa, a suo avviso, anche con il suo approccio così da manager, da imprenditrice, quale importanza annette per esempio all'investimento, non so, sui giovani, sui ragazzi da formare, quindi sugli atleti da costruire in casa, no? Piuttosto che poi da cercare un po' in qualche modo nelle varie esperienze, perché poi quando si cresce di livello, insomma, ovviamente si ingaggiano gli atleti già formati, i campioni, ma ovviamente quello è un altro livello, diciamo, del business, no? Mentre è importante investire sul basket giovanile, cioè lo state facendo, che patrimonio avete da questo punto di vista? Che numeri sul piano dei praticanti, dei tesserati, delle attività che si svolgono? Allora, come le dicevo prima,
Sotto questo punto di vista Ragusa è stata sempre un club molto forte, la Virtus, sul piano giovanile. Ci sono tanti iscritti e sicuramente in questi ultimi 2 anni avere una Serie B ha anche motivato. Poi, ahimè, le attività sportive del mini basket spesso sono state sospese sempre per via della pandemia, eccetera, e quindi anche qui abbiamo sofferto. Così come nell'impresa, mi consenta sempre il parallelismo, ma mi viene semplice, mi viene spontaneo, se noi non costruiamo i nostri giocatori, dall'altra parte i nostri lavoratori, non possiamo aspettarci sempre di trovarli sulla piazza come piacciono a noi. Bisogna fare un'attività formativa. E ripeto, questa attività formativa è anche un'attività che si fa per il territorio, per dimostrare, come dicevo prima, che questo territorio può dare i suoi frutti, può dare quelle persone, quei giocatori che possono avere poi possono fare carriera. Un territorio lo può esprimere queste eccellenze, un territorio piccolo come Ragusa, al pari di un territorio più grande. Dobbiamo soltanto lavorarci anche qui per rendere loro gli allenamenti, il posto in cui vengono ospitati, eccetera, sicuramente accettabile, anzi anche attraente. Abbiamo lavorato sul territorio, vogliamo ricominciare a fare un lavoro anche su paesi limitrofi, creando delle sinergie anche con gli altri club qui vicino a noi e comunque della Sicilia. Anche questo credo faccia crescere i territori tutti. Del resto, da questo punto di vista, la città di Ragusa è abbastanza fortunata nella dotazione di impianti che possono consentire un lavoro capillare, cioè proprio sui bambini, sui ragazzi da formare. No? Assolutamente. Il basket è così, sì, insomma. Sì, 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 questo sì. Quindi sì, si può fare con la Virtus ne conta negli anni, ora ripeto in questi ultimi anni un po' meno, però i 300-350 iscritti li ha sempre avuti e ripeto già adesso abbiamo dei ragazzi che faranno i campionati under 15 d'eccellenza. Insomma, si contraddistinguono nel territorio siciliano. Faremo sempre più in modo tale che ognuno di loro possa affrontare questa attività sportiva anche con la speranza di essere qualcuno un giorno. Secondo me questa è una speranza che va coltivata nei ragazzi, perché tutti devono sentirsi nelle possibilità di poter arrivare dove vogliono. Peraltro questi numeri che lei citava sui vostri tesserati sono numeri anche importanti e significativi, perché il basket non è, diciamo, il primo sport italiano per numero di tesserati, è il quarto, prima c'è il calcio, poi il tennis, poi la pallavolo, poi il basket, ma è abbastanza distanziato, cioè dai numeri che hanno questi altri tre sport prima del basket. E quindi Ragusa non è stato così, invece sì, storicamente abbiamo un po' sofferto in questo periodo di pandemia, proprio perché i genitori, ma comprensibilissimo, per evitare, visto che lo sport di squadra era stato bloccato per un certo periodo di tempo, per evitare che i ragazzi rimanessero a casa, li hanno un po' spostati sugli sport individuali come il tennis, che ha preso più piede, eccetera. Ma ovviamente, ripeto, ci siamo dovuti adeguare noi imprenditori, come gestori di questo club, ma anche genitori alla pandemia. Ognuno l'ha fatto per come poteva e come ha ritenuto più utile. Però Ragusa ha sempre manifestato questo grande potenziale, quindi si ricomincerà con un'opera di formativa e informazione nelle scuole, eccetera, per attirare sempre più ragazzi a questo sport. Dicevamo della storia della Virtus, insomma, nata nel 48, quindi sono tanti anni da quel momento. Quando lei è stata eletta presidente nel 2020, eravamo quindi già a 72 anni di storia, ma senza mai una donna al vertice. Che è successo nel 2020? No, non è... credo che sia stato un'occasione per me, perché mi sono trovato in un momento storico in cui ho pensato di poter dedicare del tempo anche a questa attività. E dall'altra parte
credo si siano verificate quelle condizioni, anche il partenariato che abbiamo instaurato col Club Basket di Ferrara mi ha, diciamo, dato il coraggio di affrontare questa sfida. I ragazzi, come le dicevo, Massimo Di Gregorio e Alessandro Vicari mi hanno manifestato la loro volontà di fare parte di questa impresa, e quindi si sono verificati tutti quegli elementi favorevoli a che continuassi io in questa attività. Ma è un'esperienza che nella sua biografia si è presentata esclusivamente nella logica delle competenze, dell'impegno, come dire, di manager, di imprenditrice, di organizzatrice, comunque, diciamo, di fatti complessi, oppure c'era un che di, chiamiamolo, sentimentale o affettivo che la porta al basket o allo sport, oppure... Sempre amato questo sport, sempre seguito, i miei figli hanno fatto tutti basket. Mio figlio, il più grande, gioca in questo momento nella Virtus e ho comunque seguito tutti loro nelle loro esperienze. Quindi, anche se dalla parte del genitore, avevo già fatto quelle esperienze che mi hanno permesso di dire che cosa ci si aspetta da noi, da parte degli altri. E quindi ho cercato di mettere in pratica anche questo, di dare questo contributo, visto dalla parte opposta. Quindi insomma c'erano già tutte le condizioni. C'erano parecchie cose, parecchia roba sul fuoco. Sì, questo sì. E peraltro il basket, per esempio in Italia, ma non solo, dico, è il secondo sport, cioè dopo il calcio. Poc'anzi ho citato la classifica nel suo essere al quarto posto per numero di tesserati, per numero di praticanti. Lì oggettivamente c'è molta distanza, no? Ma per esempio nell'interesse complessivo, che possiamo misurare anche attraverso sia il prodotto, ma anche, non so, il prodotto pubblicitario, oppure il prodotto per esempio di audience audio televisivo, sì, no? Cioè, è il secondo sport nazionale, secondo soltanto al calcio. A cosa si deve, a suo avviso? Cosa le piace del basket? È il modo in cui funziona, in cui si gioca, c'è proprio la regola elementare, cioè, su cui è costruita questo sport? Allora, fondamentalmente è la squadra che ha un suo fascino, cioè è il modo in cui la squadra si deve interagire all'interno del campo, che crea delle sinergie fra i ragazzi incredibili. Li rafforza molto, secondo me, come tutti gli sport di squadra. Il basket, secondo me, ancora di più, perché il gioco è più concitato, è più veloce, il numero di persone è più ristretto rispetto, per esempio, al calcio. Credo che, ed è però dal punto di vista emotivo, il carico che ognuno di loro ha è fortissimo, quindi poterlo stemperare sempre sui compagni crea un vortice positivo, secondo me, incredibile, e poi un'energia che si riesce a manifestare anche all'esterno. Io li vedo e veramente ne rimango estasiata, li vedo anche per come scherzano in panchina, per come si comportano in spogliatoio. Credo che ogni ragazzo che potesse vivere un'esperienza del genere ne rimarrebbe affascinato per sempre. Sicuramente fra i tanti sport di squadra è proprio quello in cui il valore del collettivo è esaltato maggiormente, per la combinazione delle regole che lo, esatto, disciplinano, ovviamente, perché sì, è chiaro che nel calcio non ci può essere la stessa intensità, perché c'è uno spazio molto più grande da coprire in cui appunto si svolge l'azione, molti più giocatori, ecco, 11 anziché 5, e quindi invece qua l'intensità è esaltata, ed è esaltata proprio all'insegno del collettivo, per quelle che sono le cose che individualmente ciascuno possa fare nell'ambito delle regole. La dico banalmente, sì, così, sì, insomma, sì, non da esperto. Ma la direi banalmente anch'io, però la penso come lei. La percezione è questa, lo rende assolutamente unico. E a differenza di altri sport, peraltro, come dire, c'è un inventore netto e chiaro, un insegnante di educazione fisica dell'America del 1892, il quale veramente lo inventò su due piedi, no? Sì. Lì non ci sono leggende su chi l'abbia inventato, su altri, oppure su una genesi evolutiva. Proprio è stato inventato su due piedi, letteralmente, da questo professore di educazione fisica negli Stati Uniti, e ha avuto un po' la storia che ha. Chiaramente la Virtus è una squadra maschile.
c'è tutta la storia, ecco, del basket maschile in città. Sappiamo che a Ragusa ci sono società che fanno basket femminile, ma andiamo così a compartimenti stagni, oppure per esempio nel vostro progetto di società, nella vostra programmazione, ci può stare, al di là un po' dell'attività prettamente agonistica di vertice, anche la possibilità appunto di lavorare, ecco, su tutti i campi, no? Le squadre sono state gestite finora da due società diverse, ma credo che il reciproco rispetto, nello stesso tempo la possibilità di aiutarsi a vicenda, non sia mancato e non mancherà mai. Immagino per esempio, però di questo non ne ho parlato mai, che sulla parte giovanile, soprattutto nel mini basket dove le squadre possano essere miste, ci potrebbe essere da parte di ognuna delle società un impegno maggiore e una possibilità di trovare delle sinergie comuni. Questo per esempio potrebbe essere fatto, però per il resto siamo due società che ovviamente si rispettano, che si guardano con ammirazione, perché credo che ognuno di noi nel proprio ambito stia facendo il massimo di quello che si possa fare. Dal punto di vista della percezione sociale di questo sport, voi, al di là un po' di questo biennio un po' anomalo che c'è stato, ma ora speriamo che finalmente, ecco, si possa cominciare sul serio, ecco, con la sua presidenza in una società aperta totalmente, senza più limiti di nessun tipo, la percezione sociale di questo sport dal punto di vista dei bambini, quindi dal punto di vista delle famiglie che hanno bambini che devono scegliere quale sport fare, perché ovviamente fare sport è fondamentale per la crescita di ogni bambino, però è chiaro che la scelta corrisponde anche un po' alle inclinazioni, ma anche alla decisione, come dire, dei genitori. Un tempo si diceva che il calcio si poteva fare anche sulla strada, quindi a costo zero, anche con una palla di stracci, e abbiamo noi super campioni, no? Che sono diventati tali essendo partiti, cioè, dal giocare con una palla di stracci, non so, nelle favelas brasiliane oppure in Argentina, mentre, non so, il tennis per le sue esigenze, ma anche il basket, come dire, è un po' più sport d'élite. È ancora così a suo avviso oppure no? No, io non lo credo. Non credo che praticare basket sia costoso. Le squadre, il club innanzitutto danno tutto quello che serve, ma poi servono un paio di scarpe da ginnastica, poi la moda è un'altra questione, ma le scarpe che servono possono essere comprate anche a pochi euro. È un completino, lo dà la società, dopodiché è uno sport che può essere comunque praticato anche lì in mezzo alla strada, eccetera, e lì il nostro sindaco sta facendo veramente tanto anche per gli impianti esterni, e con un canestro si può giocare in 5-10, anche solo con un canestro, e divertirsi, quindi diventa anche una cosa che si può improvvisare anche nel tempo libero, al di là dell'aspetto squisitamente sportivo, diciamo istituzionale. Però poi per il resto anche la retta mensile che chiediamo, eccetera, non ne fa assolutamente uno sport d'élite, assolutamente no. Cercheremo la prossima stagione, sempre nell'aspettativa che tutto rimanga libero, di fare anche, invogliare anche i ragazzi che non vivono a Ragusa Comune, trovare un sistema di trasporto senza costo per poterli avvicinare, perché questo, ecco, magari potrebbe essere un deterrente, la lontananza dal nostro palazzetto, però vedremo di trovare anche un sistema di trasporto per poterli invogliare, ma per quanto riguarda il nostro comprensorio di Ragusa, no, non è uno sport costoso, sì. Ed è uno sport che credo che si possa praticare fino ad età avanzata, tutto sta, certo, nel limitare, certo, al massimo i movimenti, ma poi diventa divertente e aggregativo anche, ripeto, al di fuori dell'aspetto agonistico. Bene, quindi aperto a tutti, alla portata di tutti, e per quanto riguarda, ecco, quello che diceva, anche per poter far sì che si diventi anche un polo di attrazione in un territorio più ampio, perché non è che nei comuni contigui ci sono ovviamente le stesse possibilità, esatto. in una area anche abbastanza ampia non c'è nessuna esperienza, nessuna realtà di questo livello, sì. Quindi ovviamente si deve anche poter attrarre bambini, ragazzi anche da altre città, perfino da altre province.
Da questo punto di vista si potrebbe anche lavorare su questo e nel biennio in cui lei è stata ed è presidente ha incrociato un sindaco che è più amico del basket, non potrebbe essere una casualità assolutamente senza precedenti nella nostra città, perché lei è appunto la prima presidente donna, ma appunto dal 2018, quindi da 4 anni ormai, il sindaco della città è un personaggio mai impegnatosi in politica e che per tutti era soltanto un ex campione di basket, no? Quindi da questo punto di vista, quindi, avete potuto costruire delle ipotesi di lavoro, cioè dei progetti? Una volta i comuni ci davano contributi alle società sportive della città, anche in maniera molto generosa, quasi obbligata, anche se ovviamente non era scritto da nessuna parte. Da un po' di tempo in qua sappiamo che non è più così e quindi bisogna in qualche modo inventarsi delle possibilità, esatto, no? Ovviamente il comune di Ragusa non ha potuto contribuire economicamente al progetto Virtus, però siamo riusciti a creare delle occasioni o a costruire insieme dei progetti, l'ultimo dei quali appunto quello di ospitare le finali nazionali di basket under 19 d'eccellenza a Ragusa, e questo è un progetto che ha un riverbero positivo sia per la nostra società sia per il comune di Ragusa, perché ovviamente attraendo più persone riesce a sdoganare il sud, certo, questa provincia ultima del sud, sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista delle bellezze naturali, quindi turistico in senso lato. Abbiamo bisogno di fare conoscere il nostro territorio e le sue potenzialità, e in questa volontà di fare questo progetto insieme, ognuno per le proprie competenze, credo che riusciremo a portare a casa qualcosa di buono. Il comune per le potenzialità che esprime il turismo qui a Ragusa, e noi per l'aspetto sportivo. Quindi questa manifestazione che Ragusa ospiterà, cioè, diventa anche un fatto importante, anche un po', diciamo, è la serie maggiore, è la serie maggiore in Italia, sì, giovanile. Verranno squadre da tutta Italia, ci sarà, immagino, un seguito anche di genitori o anche semplicemente di appassionati, e ci sarà un riflettore su Ragusa. Sì. E peraltro, essendo un under 19, siamo già anche ad una classe di età tale da esprimere anche un alto livello agonistico, perché non sono, sì, proprio bambini che ancora, insomma, devono formarsi. No, assolutamente sì. Ci possono essere degli atleti veri che giocano comunque anche... Molti sono addirittura con doppio tesseramento, già militano in squadre come la Serie B e addirittura la Serie A, quindi, ecco, per fare capire, il livello è altissimo, quindi sarà veramente uno spettacolo. Bene, bene, grazie a Sabrina Sabatini, presidente della Virtus Club Ragusa Pallacanestro, la società che ha proseguito negli anni un po' l'epopea della Virtus Ragusa, squadra maschile che è stata diversi anni in Serie 2, in Lega 2, ha fatto 7 anni complessivamente in quella che ancora, ecco, non era professionismo, come lei ha spiegato, però, come dire, era proprio la vetta del non professionismo, sì, 3 anni in Lega 2, 3 anni in A2, 1 anno in A, ma era la seconda categoria, sì, nazionale, e poi, certo, tutto il resto è stato sempre al di sotto, però adesso c'è, con questa presidenza per la prima volta femminile, appunto, di Sabrina Sabatini, in carica da 2 anni, anche la volontà, chissà anche che ci sia la condizione per aprire anche un ciclo positivo a partire da questo campionato, che è stato già positivo perché nella Serie B c'è già stato l'accesso ai play-off e quindi la possibilità appunto ora di competere in questo scorcio finale della stagione. Esatto. Grazie a Sabrina Sabatini, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.